e un saluto a chi ci segue da casa. Oggi vorrei parlarvi di spazio perché ho trovato un sito che è stato lanciato proprio pochi giorni fa, che è il primo social network che varca i confini terrestri per catapultarci nello spazio. Colleghiamoci con il nostro PC. Partiamo come sempre da Facebook, dalla pagina di Prometeo, ed ecco il sito dell'applicazione, si chiama Friends in Space, in particolare app.friendsinspace.org. Guardate, ci sono tre grandi categorie: il presente, il passato e il futuro. Se andiamo ad esempio nel passato, guardate, potremo noi seguire in tempo reale tutto il percorso della ISS, la Stazione Spaziale Internazionale, seguendo tutte le attività di Samantha Cristoforetti. Qui nella parte destra dello schermo, vedete, potrete vedere tutte le foto che lei ha messo, tutte le attività che ha svolto, collegandoci direttamente con il suo profilo Twitter. Torniamo nella sezione del presente perché una cosa interessante è quella del Hello. Potrete lasciare un vostro saluto personale a Samantha proprio nel momento in cui la stazione sorvolerà la nostra testa. Potete seguirla in tempo reale e se siete fortunati potrete avvistarla. Ultima sezione, quella del futuro. Vi consentirà di fare un passo in avanti per calcolare appunto qual è il percorso della ISS, vedere quali sono i prossimi esperimenti, le prossime attività che si svolgeranno e quindi rimanere aggiornati in tempo reale su quello che succede. Vi ricordo il sito che si chiama app.friendsinspace.org e vi permetterà appunto di fare questo viaggio interattivo nello spazio, quindi collegatevi anche per trovare degli altri appassionati nel mondo di spazio e astronomia. Io vi saluto qui e vi do appuntamento alla prossima app.